Il mondo odia i cristiani per la stessa ragione per cui ha odiato Gesù, perché lui ha portato la luce di Dio e il mondo preferisce le tenebre per nascondere le sue opere malvagie. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda il protomartire Stefano, Papa Francesco rivolge il proprio pensiero a quanti ancora oggi subiscono soprusi e violenze a causa della propria fede. Nonostante le difficoltà, prosegue il Pontefice, i discepoli dell'Unigenito sono chiamati a vivere secondo la mentalità evangelica. Quanti nostri fratelli e sorelle nella fede subiscono soprusi, violenze e sono odiati a causa di Gesù? Io vi dico una cosa, I martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli. Diffondere il Vangelo impegnandosi a favore degli ultimi, testimoniando così la carità nella verità, vuol dire accogliere il bambino di Betlemme, il cui potere non è basato sulla ricchezza ma sull'amore. Una speranza di cui oggi il mondo ha fortemente bisogno, soprattutto in quei paesi prostrati dalla guerra e da aspri conflitti. Uno scenario che Papa Bergoglio tratteggia il 25 dicembre, solennità del Natale del Signore, prima di impartire la benedizione Urbi et Orbi. È il potere che rigenera la vita, che perdona le colpe, riconcilia i nemici, trasforma il male in bene. È il potere di Dio. Questo potere dell'amore ha portato Gesù Cristo a spogliarsi della sua gloria e a farsi uomo, e lo condurrà a dare la vita sulla croce e a risorgere dai morti. Un annuncio che dovrebbe risuonare soprattutto nella martoriata Siria, dove è tempo che le armi tacciano definitivamente e la comunità internazionale si adoperi perché si raggiunga una soluzione negoziale. Nell'amata Terra Santa, israeliani e palestinesi sono invitati a scrivere una nuova pagina della storia in cui odio e vendetta cedano il posto alla volontà di costruire insieme un futuro di reciproca comprensione e armonia. Papa Francesco invoca poi unità e concordia per l'Iraq, la Libia e lo Yemen, pace in Africa, specialmente in Nigeria, Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, così come per quanti hanno perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo, per i profughi, migranti e rifugiati, e pace ai bambini, soprattutto a quelli privati delle gioie dell'infanzia a causa della fame e delle guerre. Il tema dei piccoli schiacciati dall'egoismo del mondo è anche al centro dell'omelia che il pontefice pronuncia durante la messa della notte di Natale. L'indifferenza in cui è nato il bambino di Betlemme, infatti, è la stessa della nostra società, che resta insensibile a chi è emarginato e preferisce le luci del commercio alla luce di Dio. Questa mondanità, rimarca il pontefice, ha preso in ostaggio il Natale. Bisogna liberarlo. Lasciamoci interpellare dal bambino nella mangiatoia. Ma lasciamoci interpellare anche dai bambini che oggi non sono adagiati in una culla e accarezzati dall'affetto di una madre e di un padre, ma giacciono nelle squallide mangiatoie di dignità, nel rifugio sotterraneo per scampare ai bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di un barcone sovraccarico di migranti.